State superando da YouTube il numero di Instagram. Oh, bene, bene, che spettacolo, poteva andare fino a mezzanotte. Sì, io anche, guarda. Infatti, ho visto che qualcuno ha scritto, qualcuno da Facebook ha scritto, dai, che palle iniziamo, tipo una roba così. Se c'era il tastino tipo entro in casa tua con un missile e ti faccio esplodere la casa, l'avrei fatto, ma non... devono farlo, devono farlo. Ragazzi, Umberto Pellizzari, niente poco di meno che... Ok, dovrebbe andare, datemi un po' due feedback da YouTube se funziona. Datemi un po' di feedback, così iniziamo l'allenamento, che oggi abbiamo il cardio. E eccolo qua, sì che funziona. Allora, vi faccio solo una cosa da voi da Instagram, chiudo la diretta e la faccio ripartire, se no poi a metà allenamento si interrompe, va bene? Quindi vi chiudo tra 3 secondi, così viene anche salvato tutta l'intervista di Umberto e poi ve la faccio ripartire subito, quindi scollegatevi, ricollegatevi. Vai, fatelo ora, eh. Ok, invece no, voi siete avvantaggiati perché qua no, non scade niente. Oh, ok. Bene, siamo pronti per iniziare. Ho fatto, ragazzi, anche questa novità che dovreste più o meno intravederla tutta, nel senso che ho lasciato il timer qua. Ok, da YouTube lo intravedete, qua intravedete, qua intravedete il colore, però meglio che niente, lo è, dai. E così abbiamo anche un po' un timer di riferimento. Ora direi che siamo 8 minuti in ritardo. Direi che 8 minuti in ritardo per Umberto Pellizzari è il minimo sindacale. Quindi voglio vedere se qualcuno ha da lamentarsi per questi 8 minuti di ritardo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, che iniziamo col riscaldamento, iniziamo con la musica. Oggi abbiamo il nostro allenamento cardio. Ci metteremo anche dentro due o tre elementi di surf perché il giovedì è l'appuntamento un po' del mare. Infatti, Umberto oggi era con noi non a caso. E quindi abbiamo un po'. Oggi è la giornata che facciamo un po' di casino, ci divertiamo. Eccolo qua, play. Va bene, tutti pronti, ragazzi? Guardate il timer che figo che è. Vai, corsetta, iniziamo a riscaldarci. Adesso poi vi alzo anche il volume, eh. L'unica spero che da Facebook arrivo fino in fondo alla diretta, perché la batteria non era... Parliamone di un record mondiale. Sì, ragazzi, per chi non sapesse chi è Umberto Pellizzari, anzi... Aspettate, adesso faccio una cosa che è troppo importante. Ok, dorso, ok? Corsetta e nuota dorso. A voi da Instagram vi scrivo già il suo nome. Così poi lo andate a taggare. Andate a fare il dorso. Umberto. Che si sa mai che qualcuno non si ricorda il nome. Pellizzari. Ok, così ce l'avete segnato Umberto, eh? Poi quando fate le foto dovete andarvelo. Cioè non cagatemi a me oggi. Potete anche non taggarmi a me, ma Umberto Pellizzari dovete taggarmi. Ah, aspetta che lo fissi in alto il commento, se no. Eccolo lì, così vi rimane fisso. Ok, stop! Corsetta, ragazzi, questo lavoro qua. Aspettate che avevo la pausa, me la sono dimenticata. La pausa ci serve dopo, ora il riscaldamento non ci serve. Ciao Eli! Hai visto? È la giornata dei campioni, eh? C'è anche la Eli Casanova con noi, due Olimpiadi. Hai visto l'intervista a Umberto Pellizzari, Eli? Super successo, vedi ragazzi, Umberto Pellizzari, abbiamo questo, via, via. Poi come tutti i campioni non ci siamo soffermati troppo sui suoi record, ma voi ragazzi pensate a passare su un ponte di 150 metri in macchina, tipo quello di Sori. Cioè, passare sui ponti adesso non è sicuro, a dire la verità. Quindi forse rischiava meno Umberto. Però voi pensate di passare, i ponti di Sori sono 120 metri, quello dell'autostrada. Lui faceva 30 metri ancora più sotto. Tanto per dire, per dare due unità di misure. Ok, via. Grazie.
siamo su YouTube. Sì, passate, passate, che YouTube è attivo, si vede bene. Sono già 170, 180 da YouTube, Tanta gente su YouTube. Ancora 20 o 30 su ancora Instagram. Rotazione di bacino, ragazzi. Ma non è finita la sagra dei campioni del mondo, ragazzi, Non è finita. Non pensate che sono in contatto con personaggi del genere, Tra l'altro, adesso vi racconto due o tre aneddoti che magari poi non li sapete. Ok, questo, via. Apro. Tutti i più forti, ragazzi, tutti i più forti che contatto, che chiamo al telefono, poi parliamo con Umberto. Abbiamo parlato un bel po' al telefono, no? Di tutte apnea di robe, è fortissimo. Io non lo conoscevo prima, ovviamente. Avevo il suo poster in casa, ma non l'avevo mai conosciuto. E sono tutti stradisponibili, cioè è come se fosse il vicino di casa che fa sport. Uguale. Tutti quelli che ho beccato questi. Per dirvi, no? Ok, pollici qua, molleggio e spingo. Poi invece magari incroci quello che gioca nella baracca Lugo amatoriale calcio 5 e se la tira, no? Cioè, Umberto Pellizzari, abbiamo visto in diretta. È la figata dei grandi atleti. Quando vi dico che vi voglio portare un po' di sport vero all'interno del... per farvi capire i veri atleti come sono, sono quasi tutti come lui. Anche i più forti. Ok, via. Via. Io ho la fortuna di aver conosciuto, avere anche tanti amici, campioni del mondo, campioni olimpionici, e sono tutti più o meno così. E quando arrivi a un certo livello, secondo me, non hai neanche più il bisogno di tirartela, lo dimostri facendo quello che fai. Quindi è una figata. Via. Mi piace il timer qua, Se inventiva va bene. Non avete detto niente, ho spostato telecamere e tutto per far centrarlo, non è che ho fatto così ed è scomparso, non so spostare, girare. Luci, hai visto che ti ha risposto alla domanda, ma io lo sapevo già, quella del Corsaro, sapevo già tutto di lui. Poi non ha raccontato perché, aspetta, ora poi te lo dico, Luci. Andiamo a toccare, incrocio da una e incrocio dall'altra. Non ti ha raccontato quando il Corsaro lo mollava nella baietta che andava su, io lo so perché adesso già tutto, ma che andava su e giù, perché mi ha detto: Umberto, non abbiamo tanto tempo, sennò non riusciamo a rispondere a nessuno. Ma dietro al Corsaro c'è da un libro da fare. Vai. Ok, benissimo, braccia aperte, questo, via. E poi non so chi ha sentito l'intervista domande e risposte l'altra volta, chi si collega in tempo quando do le spiegazioni sui vari tipi di allenamento, come dimagrire, come migliorare le performance, ha detto esattamente quello che vi dicevo io, lavorare sull'intensità, non fate la camminatina che non serve a niente, andatevi a vedere nei miei feed di Instagram, tornate dietro di 2-3 mesi, c'è un mio video che c'è scritto io la penso come lui ed era proprio su Pellizzari. Ok? Recupero e scalcio. Poi ve lo faccio vedere, se c'è modo ve vi mando il link, perché avevo fatto proprio un video su una sua intervista fighissima, andatevela a rivedere, ve la metto poi da qualche parte, dove spiegava proprio il concetto di allenamento ed è esattamente quello che dicevo io, quindi ho detto devo fare un post per forza, andatevela a vedere. Ok, dai che siamo arrivati quasi alla fine, dobbiamo un po' alzare il battito, dopo questo esercizio iniziamo l'allenamento vero e proprio, ragazzi. Oh.
Ok, stop, va bene, dai, che iniziamo l'allenamento. Comunque, visto che Umberto ha detto che bisogna andare sopra la FU 2 max, oggi in combinazione è l'allenamento dove non ci andiamo. Io lo trasformerei solo per così in alta intensità anche oggi, Solo perché l'ha detto Umberto. Io cambierei il programma, farei già quello di sabato a alta intensità, così se è connesso non si ricrede di quello che ha detto. No, dovevamo farlo connettere ieri, L'allenamento di ieri eravamo fuori giri, Va bene, dai. Questo è il lavoro. Questo è il lavoro che facciamo, È un classico circuito, 10 esercizi cardio. Quindi no, dai, oggi scherzo, non si va sia all'alta intensità, no, non si può andare sempre in alta. Non fa neanche bene, poi sì, anche alle articolazioni. Veniamo a fare un po'. Comunque, lavoriamo tutto il fisico, questo è importante. Non gliel'ho chiesto, ma mi avrebbe risposto sicuramente la stessa cosa. 30 di lavoro, ragazzi. 10 di pausa. Alziamo anche un po' la musica. E io ve ne dico io gli esercizi. Partiamo con gli squat normali, ragazzi, Va bene? Quindi alzo il volume. Siamo un po' sull'hip hop oggi, abbiamo un po' abbandonato il rock, ma almeno poi ce lo godiamo di più domani, che facciamo muscolare. Dai, squat liberi, ok, semplicissimo. Pronti, ragazzi? Dai, vai. Se volete poi rivedere l'intervista di Pellizzari, probabilmente di Umberto la andrò a mettere da qualche parte su Instagram, finito l'allenamento. E non ve lo devo neanche dire, ragazzi, cosa dovete fare oggi. Piuttosto cancellate se vi sto antipatico, non metteteci questo tag nella foto, ma metteteci Umberto Pellizzari, Se proprio vi sto antipatico. Se invece è un mezzo che avete una simpatia per me, metteteci anche il mio nome. Skip su un posto. Via. Dai, ora siamo entrati nel pieno dell'allenamento, facciamo casino, ma cominciamo a spingere ora. Comunque il cardio è l'appuntamento che meno cagano, la gente, sono contento di sta cosa. Siamo 495 iscritti, sì, 496. E io vi voglio tutti quando c'è l'alta intensità muscolare, quindi mi piace. Plank a terra, senza far movimento. Siamo a terra, finito questo. Stop, siamo giù ragazzi. Abbiamo da fare mountain climber, quindi in velocità. Consiglio che vi do per domani, chi si allena anche domani, oggi non esagerate, perché domani spingiamo, i muscoli. Quindi per chi si allena anche domani, usate un po' come una mezza seduta di da cazzeggio, da riposare, pseudo recupero, anche se poi recupero non lo è. Vedo poche fiamme, ragazzi, vedo poche fiamme. Da quale vedo alle fiamme? I commenti non tanto, ma le fiamme le vedo. Ok, facciamo un giro ad Arnold di velocità, adesso. Via. Sì, Dre, hai ragione, ieri uno dei più tosti, anche secondo me. Non è il secondo allenamento più duro che abbiamo fatto. I got knowledge, you never stuck.
duro secondo me era sabato scorso. Vedete che anche sto ritmo un po' funky, eh? Oggi è un po' da divertirsi. Bravi che mi sta arrivare il fuoco. Bravi. Però anche i delfini in effetti, perché onde, delfini e surf oggi con Umberto e gli stari ci stanno bene. Precipiti! Precipiti! Ok, skate lunch, modifico una roba da YouTube e ci sono. Ecco lì. Skate lunch ragazzi, tutti esercizi molto aerobici, molto via. Poi abbiamo ancora da fare i piegamenti braccia, andiamo a fare il sumo squat e poi andiamo a terra a fare una session di surf. Volete vedere fare surf me o volete vedere mia sorella fare surf? Scrivete ora, o me o mia sorella. Piegamenti braccia! Se non mi rispondete ci metto mia nonna, la vado a prendere! Gambe a papera, se ne vogliono te a fare il surf. Dopo questo. E dopo questo sarà Lady Gallona a farvi surfare. E io sarò il vostro surf instructor. Però solo ragazzi, io ragazzi non li insegno. Ok, stop, dai, diamo un bel di pausa e partiamo col surf. Ragazzi, io poi non vi alleno, quindi preparate la macchina fotografica e fate le foto alle ragazze che si allenano. Simone Mina, grande, è qua da Facebook. Fate Instagram e passa a Instagram. Lui è giocava a pallanuoto in Serie A, a rugby anche. Un animale. Allora, si inizia. Cosa volete? Un po' di sound surf o vi lascio questa? Dai, lasciamo questa oggi, vai. Allora, ragazzi, facciamo un gioco. Vi metto un conto alla rovescia qua, da 3 minuti, quindi potete tranquillamente vedere che non paro, e facciamo una surfata che dura 3 minuti, ok? Quindi surfiamo in un posto tipo... Andiamo a Bali, in Indonesia, sì, d'accordo. Andiamo a Bali. Countdown, 3 minuti, ok? Bene, c'è Simone Mina che ti saluta. Va bene. Allora, io partirei con il nuoto. Facciamo solo vedere una cosa, Sere, fai solo vedere quando dico duck dive. Fagli vedere una duck dive. Si va su, sì, si va giù con la testa, si spinge avanti e si torna a nuotare. Ok? Va bene, pronti ragazzi a partire. Padang Classic scrive per surf, grande rivista, leader in Italia in quello che leader in Italia nel surf come in rivista, quindi seguite For Surf 4 Surf Mag, ha scritto il commento. Pronti a partire ragazzi, siamo in Indonesia e dobbiamo surfare. 3, 2, 1, nuotata, via. Nuotiamo, occhio perché oggi vi faccio un po' di cattiveria. Ricordatevi che quando cadete dall'onda, avete sentito Umberto Pizzari che ha detto che quando cadono dall'onda bisogna rimanere in apnea pur avendo i battiti a riposo. Tu puoi andare al massimo a Bari. Remiamo forte che arriva l'onda.
prima, forte, più forte, che state andando piano. C'è lo squalo che vi sta mordendo le chiappe. Siete caduti, dovete rimanere in apnea. E così imparate a remare piano. La prossima volta dovete remare forte. Le onde vanno remate forte, come ve lo devo dire? Votiamo, via, torniamo al largo, vai. Torniamo al largo. Ci sta arrivando un'onda addosso, mi sa che dobbiamo fare una deck dive. Via. Deck dive, torna a nuotare. Hai visto quanto è dura nuotare in mare, eh? Altra onda, deck dive. Così la prossima volta la imparate a prendere bene la prima onda, senza cadere. Arriva ancora l'ultima onda, speriamo sia l'ultima. Deck dive. E nuoto. Dai che ne arriva una buona di onda, cominciamo a remare forte, dai, 3, 2, 1, chi ti ha detto di fare deck dive? Take off, via, pompo sull'onda, quindi pompo, non salto come mia sorella, ma proprio vado a creare un molleggio. Quando l'onda chiude davanti non dobbiamo più fare così, dobbiamo bloccarci giù e stare fermi, giù, un po' più bassi magari. Per favore, molleggio di nuovo perché è passata la parte ripida, ma l'onda sta per finire e noi dobbiamo fare ancora un 180, via, 180, è finita l'onda, ce n'è ancora, spedici, ancora un po' d'onda abbiamo, mi piace sta onda bella lunga, è finita? Dicono dalla regia che è finita, quindi torniamo a nuotare, vai. Quanto manca? 53 secondi. Possiamo ancora prendere due onde in 53 secondi. Aumentiamo la velocità, facciamo una deck dive, via. E andiamo a nuotare forte che arriva! Forte, 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 forte! Take off! Via, piedi! Pompo, 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 pompo! Pompo, mi blocco giù. Sta per finire, ma c'è da fare un 360, perché davanti è messa bene quest'onda. 360, via! S'ammazza. Via, torniamo giù, nuotiamo, voce del verbo nuotare, non raneggiare o pinneggiare nel caso di Umberto, giustamente, ma noi qua siamo surfati. Take off in piedi, via, e pompo di nuovo sull'onda, pompo, faccio 180 e subito 360, via. Poi lì è finito il timer con la musica. Ovviamente l'ho fatta apposta questa cosa qua, non pensate che sia fortuna, se ci provo 100 volte non ce la faccio mai più, ma pigliamo che sia una roba fatta ad hoc. Ve la state cavando bene, giustamente mi dicono più che andare a Bali, tu dovresti andare a Bari, insieme a mio amico Antonio Gazzano, molto volentieri, e va bene, adesso dobbiamo rifarci quello di prima. Vi ho intimorito troppo col surf, perché vedo che non scrive più nessuno. Prossima volta vi faccio fare l'uncinetto, Non c'è problema. Tanto sei bravo a fare l'uncinetto, Sere? Io? L'uncinetto, perché qua vedo che non scrivo. No, cucinare, uncinetto, roba da donna, non so fare io. Ah, uncinetto. Adesso sempre in mare, in giro, così. No, niente, perché vedo che non scrivono. Prossima volta tiro fuori il rotolo di come si chiama, di lana, cos'è quella roba che usate voi? Dai, partiamo con gli squat, vai, che ci siamo. Via. Comunque che bello avere il privilegio di non far niente e parlare. Io non ho fatto niente, sono riposatissimo, Ha scritto che vuol fare solo surf. C'è qualcuno che ha scritto che vuole. Jessica, mandami un po' una richiesta di partecipazione alla diretta. Ora qui ti spiego. Skip. Prova un po' a mandarmi una richiesta di partecipazione, Jessica. Ho un'idea, mi è venuta. Pronti a fare plank, ragazzi, Facciamolo un po' plank surf, quando siamo a plank
vai su con una gamba, vai su con l'altra, vai, ai inizio dei commenti, il primo c'è scritto partecipa alla diretta, scrolla fino in cima. Alzo una gamba, alzo l'altra, piedi stretti. Sarà freestyle, ok? A fondo posteriore, poi il prossimo freestyle potrete fare quello che volete e quello ancora dopo, il primo che scrive che esercizio fare ve lo faccio fare. Dai, da là però, anche da Facebook o da YouTube, uguale. Il primo che scrive l'esercizio, tra due esercizi lo facciamo. Vediamo chi scrive per primo. Potete scegliere l'esercizio in diretta live. Addominali? No, no, gli addominali li facciamo dopo. Ma i sit-up, adesso ti spiego perché non li faccio fare. Hai ragione a metterlo perché anche a me piace. Ok, 1-2, freestyle, Potete fare quello che volete. Potete fare quello che volete. Orango mi piace, sì. Orango, va bene. Orango, si fa l'orango poi, chi è che l'ha scelto? Fradep92. Freestyle, cambio, vai. Dentro. Bello mobile, cerchiamo la mobilità, la velocità. Ma Sally Up è una canzone, non è un esercizio. Però bello che hai messo Sally Up. No, no, vogliamo roba dura. E orango. Facciamo un quadrato nell'orango. L'orango è questo. Facciamo quattro lati, via. In piedi, torniamo sempre in piedi. Facciamo un orango. Fate anche il verso a casa. Bravo, che hai scritto orango, mi piace l'orango. Ok, bene, cosa dobbiamo fare adesso? Tricipiti! Vai! Abbiamo ragazzi tricipiti, skate lunge, piegamenti braccia e su uno squat. Perché sentiamo un po' la Jessica cosa da dire. Ok, skate lunge. Chi li fa male in un'altra vita diventerà un orango. Ok, cosa abbiamo da fare? Piegamenti braccia, ragazzi, Vento terra! Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop.
was close to the beat. I rose to my feet. My life's like a soundtrack. I wrote to the beat. Street rap like Cali weed. I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. Hey, sumo squat, gambe larghe. Questo lavoro qua nella materia all'interno. Ragazzi, cosa importante che vi dico? Tanti mi stanno scrivendo che si sono offesi perché non gli ho ricondiviso la storia. Ma ho un problema con Instagram. E se fate le storie con le canzoni, quindi mettete la musica, io non posso ricondividerle. Quindi non mettete la musica nelle storie, se no non posso farlo. Però questo continuate a metterlo perché è come donare soldi. Intanto si è interrotta la diretta. Facciamo la ripartire. Si è interrotta la diretta su Instagram proprio, vabbè, tanto eravamo in pausa. Ok, stop ragazzi. Vediamo Instagram, lo riapriamo, che è andato in crisi. Bene ragazzi, bravi. Tanto siamo connessi, eravamo più di 500, Eravamo più di 500, quindi davanti a ogni schermo siamo in due, come dico sempre, eravamo più di 1000. Bravi, bravi. E Umberto Pellizzari, ho visto che ha scritto, mio. Va bene. Per chi si è connesso ora era con noi Umberto Pellizzari. E voi siete saltati, la diretta è saltata proprio nel momento della pausa, quindi siete fortunati, da YouTube. Siete fortunati, ma vediamo se qualcuno, la Jessy, mi ha fatto la richiesta, vediamo se c'è. Vediamo se me l'ha fatta, che adesso, sì, me l'ha fatta. Allora la spariamo in diretta. Sere, ci tocca surfare un'altra volta. Io non ve l'avrei fatto fare, quindi prendetevela con questa che sta per entrare in diretta. Ah, vediamo chi è la Jessy che mi fa. Jessy, ce l'ha. Ah, la Jessy che mi fa faticare ancora. Perché prima qualcuno ha detto che voleva vedere un po' di figa. Qui, ma qualcuno, chi è? Dov'è che ha scritto voglio vedere un po' di figa? Sì, ma poi devi venire a surfare veramente con noi, perché... Allora, la sfida... La sfida è... Allora, lei viene da Sant'Olcese, dove c'hanno i salami, C'hanno i salami, lei è di Sant'Olcese. Allora facciamo la sfida tra una che abita sul mare e una che... Non si può dire che gli piace il salame, perché poi pensano male. Però una... È vero. Dai che ci siamo, che si parte. Dobbiamo surfare di nuovo, Jessy. Quindi mettiti giù a terra che si nuota. Ma scusami, dovete vedere. Oh, Jessy, mettiti i braccioli. Metti il telefono per terra. Aspetta. Partiamo. Ma io tra 5 secondi do il via. Sanno nuotare a Sant'Olcese. Pronti, ragazzi, si parte. 3. No, mettiamo di nuovo i 3 minuti, che vabbè, no, non li mettiamo, andiamo a casa, dai, freestyle, 3, 2, 1, nuoto, brava, che c'hai già, cosa c'hai appeso dietro, l'asciugamano per andare al mare, l'accappatoio, bello quello azzurro, ci piace, guardate che bello, faccio vedere anche da Facebook, guardate là l'accappatoio azzurro, pronti che arriva l'onda, facciamo una duck dive, come si fa la duck dive a Sant'Olcese, duck dive, via! Brava, nuota, brava. Pensa, mi sembrava una buddista che pregava, ma ci siamo quasi. Duck dive, perché sta arrivando un'altra onda, via. E si nuota di nuovo. Ragazzi, se fate il off, bene, una di Sant'Olcese, io vado a giocare a voce. 3, 2, 1, take off, via. Ma cos'è quello lì? Guarda mia sorella dov'è? Ah, vieni a prendere le lezioni, va! Via! Vuoto? No, chi ti ha detto niente? Ma perché hai detto via? Vedi, ma casino! Le donne, ragazzi, le donne! Dai, pompiamo sulle gambe! Non fate niente senza che il vostro istruttore non vi dica niente, che è pericoloso il mare! Giù, si nuota di nuovo, via! Si nuota! Ma sta per arrivare un'onda, passiamo lì sotto, via, deck dive! Via! Guarda! Take off, in piedi, via, in piedi! Si pompa! Pronti a 180, via! Attenzione perché da Sant'Olcese in diretta arriverà un 360!
360, via! Oh! Santolcese 1, Genova 0. Torniamo a nuotare, via! Adesso l'ultima che si mette in piedi è una gara tra voi due. Vediamo chi ci mette di meno ad alzarsi in piedi. 3, faccio vedere anche a voi. 2, 1, via! Qua Genova ha vinto. Torniamo giù, vai, si nuota di nuovo. Si nuota. Anche voi ragazzi, appena sentite lo schiocco di mani, il rumore, dovete volare in piedi, eh? Non vi dico quando ve lo do. Quindi continuate a nuotare, aprite le orecchie perché tra entro 10 secondi arriva il battito di mano. Nuotate forte! Ma non male, lei mi ha visto che battevo le mani, eh? Ha visto che stavo facendo così, ha rubato. Facciamolo di nuovo perché ha rubato. Giù, si nuota! Ancora uno, perché secondo me ha rubato. Torniamo giù. Te girati di là, mia sorella, non guardare. Brava Jay, era già in piedi. Anticipato, ha fatto la curva, l'ha vista. Brava. Va bene, stop ragazzi, dai, mi ha fatto abbastanza da scemi. Dobbiamo fare gli addominali adesso. Ciao Jesse. Hai un futuro, o come da salumiera o come da surfista. Ciao. Vedremo, ciao. Vai. Va bene, eh? Questo è quello che succede a chi dice che vuole fare surf. Noi non siamo gente normale, eh? Quindi occhio a commentare le robe strane, perché vi può succedere anche a voi. Anche a voi. Dai. Ma visto che io di fare gli addominali non ce l'ho voglia. Sere, vieni a fare gli addominali. Io non ce l'ho voglia oggi di fare gli addominali e non li faccio. Oh, almeno mi facessi dei regali. Vai. Dai, che si parte, che non siete lì, che non state facendo niente oggi. Non mi avete neanche fatto sudare. 3, 2, 1, crunch, via. Crunch. Crunch. Alziamo le gambe, crunch! Per chi continua a chiedermi cosa c'è qua dentro, io qua dentro ho del mojito, perché a me piace, è il mojito in versione rossa, ma è un mojito, va bene? Quindi quando dicono che non fa bene, io ogni tanto mi vedete strano che svalvolo un po', ma perché mi bevo il mojito, eh? E ci siamo un po' strani qua, vedete? Cambio, bicicletta, via! Ho sbagliato il tempo. Comunque il surf ha fatto selezione naturale, perché da tipo 480 siamo passati a 3 qualcosa, 3.20, 3.50. Ne abbiamo persi per la strada, mi sa un po' di ragazzi. Gambe su e mani verso le punte dei piedi, via! Aspetta che si è cancellato il nome di Umberto, che questo è importante, eh. Umberto Pelizzari. Ok, scivolamenti laterali. Guardate mia sorella che è la campionessa del mondo di scivolamenti. Ok, scivolate come delle foche o come dei trichechi marini, eh? Scivolate così. Sentite tutto il grasso che scorre nel pavimento. Gambe alzate e andiamo a incrociare la mano sul piede opposto, via. Finito questo, abbiamo un plank e poi facciamo entrare la nostra amica Carola Blondet che ci farà allungare. Caro, mandami l'invito se non l'hai ancora fatto, mi sembra che non ci sei. Mettimi l'invito, caro. Plank, ragazzi, vai, subito. 40 secondi di plank. Vediamo se
c'è la Carol. Carol, ancora 20 secondi. Chi cade per terra prima è un orango. Chi molla prima è un orango. Bravi, stop! Bravi, bravi ragazzi. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Bravi. Ciao Carol. Buongiorno. Come stai? Ciao Carol. Abbiamo fatto un po' di casino oggi. Oh, me lo sono dimenticato, dobbiamo farlino, hai ragione. Vedi che bello che... Caro, ma perché devi dire queste cose? Brava! Perché? Ma perché porta... Ragazzi, iniziate a insultare la Caro, per favore! No, ha ragione. Iniziate, iniziate! Porta sfiga, brava Caro, porta sfiga a finire senza Lino. Cosa vuoi fare di esercizio, Caro, con Lino? Fa la Caro. Allora, la candela? Qual è? Per stare così? Sì, mi piace. Facciamo la candela cantando Lino. Insultatela ancora di più, ragazzi, ora. 10 secondi al via, va bene? Io non la so fare. Vatti a preparare. 3 secondi e si parte. Caro, pronti? Che fa? Non l'ho mai fatta io. È dura! Di tutta la Genova. L'osteopata più odiata di tutta Genova sarai. Rimanete lì e portiamo le ginocchia al petto, già che siamo qua. Bravi. Che male. Tanto da qua vi devo attaccare la presa perché avete l'iPad scarico. Allunghiamo la gamba sinistra giù. E ci teniamo la destra al petto. Perché andiamo a appoggiarla tutta quanta in terra. La schiena non inarcatela troppo. Cercate di mantenere la schiena aderente al terreno. No, merda, è caduto l'iPad. Torniamo sulla gamba e allunghiamo l'altra. Sempre sulla gamba tesa che tocca a terra, la schiena deve entrare al terreno, deve respiri lunghi. Ok, riportiamo sulla gamba, prendiamo indietro, se riusciamo. Usiamo le mani per portare il bacino indietro. E se ce la facciamo andiamo a toccare con i piedi in terra. Non capisco. Così si fa. Io non ho tirato indietro, devo tirarti su.
Spero che vai là a fare la serie, se no da non ti vedo da YouTube. Qua? Eh sì, perché ci sono io, anzi no, no, stai lì, mi sposto io. Ora piano piano riportiamo il bacino verso terra, una vertebra alla volta, ci srotoliamo. Dicono che è piaciuta la candela. Portiamo le ginocchia verso sinistra, noi allunghiamo il braccio destro e lo guardiamo, quindi ruotiamo la testa verso destra. Le spalle sono attaccate al terreno, tira un po' la schiena, fa piacere. Ora ritorniamo al centro, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi le ginocchia cadono verso destra, allunghiamo il braccio sinistro e lo guardiamo, allunghiamo bene tutta la colonna e anche la testa ruota così la cervicale. Dammi, ci vado, un momento. 23. Sempre dei bei respiri lunghi. Ricordatevi nelle foto, ragazzi, di taggare Umberto Pellizzari. Fatelo, che poi non lo fate mai, vi taggate solo me e basta, tutte le volte. Taggate Umberto. Allunghiamo il filiforme intanto, quindi appoggiamo il piede destro sul ginocchio, il piede sinistro sul ginocchio destro, scusate, portiamo verso di noi, tentiamo tirare la zona del gluteo di sinistra, così allunghiamo il muscolo piriforme che è lì nella profondità, diciamo, nel bacino. C'era uno che ha scritto facciamo lino con stretching. Chi è? Chi è? Povero! Cambiamo gamba, quindi il piede destro appoggia sul ginocchio sinistro, portiamo verso di noi la gamba sinistra, tentiamo tirare dal gluteo di destra. Poi abbiamo Leti che ci scrive, oggi la lezione non mi piace, adesso esco. Bene Leti, ci fosse il tastino per spararti fuori lo farei, ma mi sa che non c'è, vediamo. Sì c'è, no ma non lo faccio, scherzavo, però è una cosa che ho imparato. Ok, ora ci mettiamo in ginocchio, allunghiamo un po' la schiena così, con la posizione del bambino, e allunghiamo anche le spalle, quindi cerchiamo di camminare con le mani per guadagnare un po' di centimetri e sentire tutte le spalle che tirano. Potete appoggiare la fronte sul tappetino, così, pavimento. Noi invece piano piano scivoliamo avanti e tiriamo la parte avanti anteriore dell'addome torace. Appoggiate bene le cosce in terra, se riuscite anche il bacino. Eventualmente potete andare sui gomiti se vi inarcate troppo la schiena. Quindi l'importante è che questa zona non sia fastidiosa. Dovete sentire che vi tira l'addome. Potete guardare in alto. Fare dei bei respiri lunghi. Ok, ora ci rimettiamo sulle ginocchia, facciamo un passo avanti con la gamba sinistra. Andiamo avanti con il bacino e sentiamo tirare tutta questa zona, quindi la fossa iliaca destra vi deve tirare e anche un po' la gamba destra, la coscia anteriormente. Potete andare su con le braccia.
Ora andiamo indietro con il bacino e cerchiamo di prenderci il piede avanti. Ce la facciamo. E sentite che vi tira il polpaccio e la parte posteriore della gamba. E arriva fino alla tibia. Va benissimo così. Se riuscite ad arrivare fino al piede, tanto meglio. Ma facciamo il finale. Due 126 connessi a fare stretching, caro. Orario, in senso antiorario,
e da un lato e dall'altro. Durante poi queste rotazioni vi rendete conto che c'è un punto che vi fa particolarmente o dolore oppure fastidio, lo potete ricercare, quindi con la testa cercate la posizione che vi stimola quel punto e rimanete fermi in quella posizione lì finché il punto pian pianino non si scioglie. Ragazzi, le domande sui problemi, salute, così, domenica ci sarà con noi Giovanni Gervino e Matteo Coviello, ortopedico e fisioterapista, quindi le facciamo domenica le domande, 18 e 15 collegatevi. Ricordatevi di allungare anche andando verso giù, guardando il soffitto, nel senso che anche questa parte del collo va allungata e stirata. Sono muscoli che arrivano fino alla mandibola, quindi potete sentire tirarli qua, il terapeuta mastoideo, questo qua. Monaco di Baviera, portaci due birre giù. Grazie caro! Voi fermatevi! Grazie caro! Grazie mille! Ciao, ci vediamo domani! Ciao caro, ciao, ciao, ciao! Ragazzi, la caro poi fa è sempre con me a fare lo stretching nei corsi outdoor training. È quella che rimette a posto tutti ed è quella che ci fa allungare a tutti. Ragazzi da Facebook! Io vi saluto così, col mirror, vi saluto con la mano, che però riprende anche, tutto un casino. Ciao, ci vediamo domani, che domani abbiamo il lavoro muscolare, quindi domani cominciamo a finire la settimana, è bella forte. Domani inizia il finale con domani e poi abbiamo l'alta intensità. Ciao ragazzi da YouTube, tanto che siete dei grandi, continuate così, non mollate, che state andando fortissimo voi. Siete quelli che siete in maggior crescita. Ciao.